Vi chiediamo di diventare progettisti della vostra città, del vostro quartiere. Quali cambiamenti effettivi nella città può produrre la partecipazione dei bambini? I bambini sognano una città sicuramente diversa da come è e da come è stata finora. I bambini affabulano la realtà e dunque la loro realtà è una realtà nella quale trova più spazio la fantasia, trova più spazio la vivibilità. E dunque è ragionevole tenerli dentro un ragionamento di architettura partecipata, perché i loro occhi effettivamente forse vedono al di là dell'architetto o dell'ingegnere, che rispondono sicuramente a logiche più matematiche, diciamo così, più scientifiche. Cambia la città perché cambia la modalità di approccio, e cioè i bambini non sono più soltanto i destinatari di una serie di interventi delle cosiddette politiche per l'infanzia, ma in qualche modo possono diventarne i protagonisti. Nell'ambito delle esperienze maturate all'interno della nostra città, quelli che sono stati interventi che hanno visto fisicamente la partecipazione dei bambini, non solo nella fase di progettazione, ma anche nella fase di realizzazione, sono stati in qualche modo riconosciuti dalla città e in quanto tali rispettati poi successivamente. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi della progettazione partecipata con i bambini? Gli svantaggi sono che i bambini vogliono, come dire, vedere da subito il portato del loro lavoro. I bambini vorrebbero disegnare e il mese dopo vedere realizzato il lavoro che hanno prodotto. Il vantaggio, lo dicevo prima, è il fatto che i bambini poi conoscono profondamente i loro spazi, i loro luoghi, le loro strade, e in qualche maniera hanno un occhio più attento, direi un orecchio più acerbo. Beh, sicuramente cambia qualcosa per l'amministrazione quando si vuole puntare alla partecipazione attiva dei cittadini più giovani. Intanto gli amministratori imparano dai bambini. Occorre una sensibilità, ma è chiaro che il contatto diretto con i bambini, ascoltare le loro idee, le loro opinioni, le loro speranze, è una grande scuola per gli amministratori. In secondo luogo, stabilisce una nuova modalità, e cioè per poter dare delle risposte alle istanze presentate dai più piccoli occorre un grande lavoro di squadra, occorre che gli stessi amministratori imparino a lavorare in maniera trasversale, che gli stessi settori di un ente locale come un comune riescano a dialogare per produrre risultati che poi sono comuni. In che modo deve modificarsi il metodo di lavoro della macchina amministrativa? Cioè, quali sono le difficoltà nell'attuare processi partecipativi all'interno della macchina amministrativa comunale? La difficoltà principale è rappresentata dal fatto che la macchina amministrativa è autoreferenziale. Questo comporta, come dire, una grossa dose di disponibilità all'apertura e alla messa in discussione della propria autoreferenzialità. E come mai le esperienze di progettazione partecipata con i bambini sono ancora episodi sporadici affidati alle sensibilità di qualche amministratore? Perché è più facile rinchiudersi in uno studio e progettare e tracciare linee e disegnare piuttosto che andare nelle scuole, incontrare i bambini, ascoltarli, guardare le migliaia e migliaia di copie, di disegni. È più complicato perché ci vuole più pazienza, ci vuole più attenzione, perché i bambini pongono i problemi, fanno le domande. Come sempre accade, se non si ha attenzione, naturalmente non si ha passione, quindi questo è il punto più delicato dell'incontro con i bambini, come sempre, d'altra parte. Ancora di meno sono le esperienze che vedono poi la realizzazione dei progetti ideati insieme ai bambini. Quali sono le difficoltà che determinano il critico passaggio dalla progettazione alla realizzazione? I tempi della burocrazia. Quando si presentano i progetti
quando si risponde alla legge sui lavori pubblici, vi sono tre gradi di progettazione, i bambini quando disegnano, quando presentano il loro disegno, nella loro testa hanno immediatamente, nei loro occhi, nel loro cuore hanno immediatamente l'idea del realizzato. I tempi della burocrazia e dell'amministrazione sono molto più lunghi, dal momento in cui si disegna al momento della realizzazione, quando va bene passano dai 3 ai 4 anni. Il bambino nel frattempo è cresciuto e quando cresce naturalmente sente bisogni diversi di quando magari era alle scuole elementari, e questo è il vero grande problema. I tempi di realizzazione sono i tempi della burocrazia, dell'amministrazione. Qual è l'esperienza più significativa con i bambini che ha influenzato le scelte politiche e urbanistiche della città di Ercolano? L'esperienza è stata l'esperienza dei campi container. La mia città, dopo il terremoto dell'80 e finché io ho cominciato l'esperienza da sindaco, 1995, per 15 anni ha avuto l'insediamento di 5 campi container, dentro i quali i bambini naturalmente erano nati, vivevano e svolgevano lì le loro attività. E quando abbiamo cominciato a girare per i campi container ci siamo resi conto che i bambini presentavano disagi enormi, presentavano anche la voglia di uscire da quell'accerchiamento, da quel lager per così dire, e hanno cominciato a produrre disegni, temi, riflessioni del tipo la città che vorrei, la casa che vorrei. Questo per me è stata una grande molla. Diciamo che è abbastanza difficile sintetizzare in pochi secondi il lavoro di 10 anni. Ma mi sembra che 5 possono essere le tappe veramente importanti da ricordare. In primo luogo, ed è alla base del successo di questa esperienza, aver fatto una programmazione pluriennale di queste attività. E in questa programmazione triennale aver inserito 3 filoni, nel nostro caso l'educazione alla convivenza col vulcano, l'educazione alla legalità e in particolare, prima tra queste, la progettazione partecipata, che poi ha trovato una serie di concretizzazioni. Ci sono state anche altre tappe importanti che qui devo ricordare molto sinteticamente. Il fatto di aver conferito al laboratorio regionale della Città dei Bambini una sede definitiva che è Villa Falanga, una villa vesuviana di proprietà comunale. Il fatto di aver saputo coinvolgere, questo è merito di chi ci ha lavorato, le parti sociali intorno a questo progetto. Il fatto di aver tenuto un costante rapporto con il mondo della scuola. All'interno di ciascuna scuola oggi c'è un referente del laboratorio regionale, il che significa che questa attività ha tutte le premesse per poter continuare in futuro e per poter espletare i propri effetti anche sui bambini che in questi anni arriveranno a questa età. Allora, la promessa di stasera, quella che Maestro Arturo vi ha preannunciato, è questa. Questa villa diventerà la sede della città dei bambini e delle bambine. E cos'è la città dei bambini e delle bambine? Cos'è la sede? La sede, la casa della città dei bambini e delle bambine, la casa dei bambini di San Giorgio Ortega. Trattandosi di un manufatto di rilevante valore storico ambientale, per Villa Falanga ovviamente erano in campo ipotesi di destinazione d'uso diverse. La scelta di consegnarla ai bambini ha segnato ovviamente un elemento di discontinuità sulle priorità dell'amministrazione, ma ci interessava molto in quel momento che uno dei manufatti più significativi nella disponibilità dell'ente acquistasse una destinazione funzionale esclusivamente per i bambini. Questo passaggio ne ha comportato ovviamente in termini conseguenziali anche la decisione, che è venuta in qualche modo naturale, che per le dinamiche di arredo ci si affidasse alla progettazione partecipata e quindi al punto di vista dei bambini stessi, che poi in sostanza erano i fruitori della decisione della destinazione d'uso. Io direi che tra le tante cose che pure ricordiamo sinteticamente, bisogna ricordarne 2 che non sono state fatte, bisogna farlo con serena autocritica. Il primo,
non aver conferito un'autonomia economica al laboratorio e in particolare ai laboratori di progettazione partecipata. La cosa è possibile e questo lo dico a vantaggio dell'esperienza di San Giorgio, ma come modello da esportare anche verso altre amministrazioni. È possibile, ad esempio, prevedere all'interno del programma triennale delle opere pubbliche quali sono le opere su cui attivare dei laboratori di progettazione partecipata ed è possibile prevedere nel quadro economico di queste opere pubbliche una quota delle spese tecniche da destinare ai laboratori di progettazione partecipata. Questo meccanismo, peraltro semplice, consentirebbe di avere un'assoluta autonomia finanziaria di questi laboratori e consentirebbe quindi su diverse opere pubbliche, quindi di diversi luoghi della città, anche contemporanei, di poter svolgere dei laboratori di progettazione partecipata. L'altro elemento, l'altro traguardo non raggiunto, su cui bisogna lavorare invece, è quello di non aver conferito al laboratorio un'autonomia giuridica. Occorre, cioè, secondo me, avere un soggetto giuridico di gestione del laboratorio, un soggetto che abbia una valenza comunale o meglio ancora una valenza sovraterritoriale. Può essere una fondazione, può essere un'associazione di diversi comuni, può essere una istituzione comunale. Soltanto con un soggetto giuridico autonomo il laboratorio regionale può in qualche modo sganciarsi, tra virgolette, dalle sensibilità dell'amministratore di turno e può avere una sua continuità, una sua durevolezza nel tempo. Si può istituzionalizzare la partecipazione dei bambini? Ma io, diciamo, ho sempre qualche difficoltà a pensare che si possa istituzionalizzare una partecipazione. Nel senso che la partecipazione dovrebbe essere, per la domanda che mi hai posto prima, dovrebbe essere l'educazione, nel senso che dovrebbe far parte del bagaglio culturale, diciamo, dovrebbe essere quasi un luogo comune, dovrebbe essere quasi un'attenzione continua. Non si istituzionalizza niente se non c'è la voglia di partecipazione, se non c'è il desiderio, se non c'è, come dire, proprio la cultura. Fare le leggi serve e poi c'è l'obbligo di farle osservare. Credo che sia più utile invece che la scuola, le amministrazioni, gli enti locali, la famiglia aiutino i bambini alla partecipazione. Voglio dire, il lavoro è più lento, un lavoro culturale prima ancora che un lavoro di leggi. So che in altre parti d'Italia, credo al centro, al nord, si sta pensando a leggi di questo tipo. Io sono perché appunto ci sia più una partecipazione che avvenga dal basso, più che imposizione, tra virgolette, dall'alto.